proprio per non farsi fregare. Sì, io sto bene qua. Cioè, la semplicità e la libertà di vivere come Sono bene. Io in tuta al mercato e via. Buongiorno. Ah, la porta di bagno. Ciao, come stai? Bene. Tutto a posto, Raffaele? Sì, bene. Oh, guarda te. Piccoli. Che razza sono? Fox e Alano. Lei è la figlia. E questi compagni hanno fatto tutto il viaggio tranquilli. Sì. Vedete? Sono stati bravissimi, guarda. Loro sono più bravi di me. E comunque ragazzi, oggi è un mese di siamo. Un mese. Qua, Un mese. Tommy. Cosa stai leggendo? Le Presse. Le Presse, quindi il giornale tunisino? Sì, in francese. In lingua francese. Si sta allenando perché la scuola fa. Io ma se fa la scuola. Ok. Questo è il bagno, diciamo, quello stagno. Esatto, quello che via. Questa è la stanza che ho visto ai tempi, non era arredata. C'è un divano a letto. Abbiamo comprato questo divano qua. E te ti sei fatto le zanzariere? Non si vede con la luce della camera, comunque ci sta la zanzariera. Qua sono a posto. Ah, quindi qua stanno i cani. Sì. Poca parola. La stanza per loro. Sì. Esatto. Hai visto? Sì, però piuttosto che vieni fuzzi. Che sono per il capo. Sì. Qua perché si fa la mattina. Certo, entra la luce. Da qua si vede Jasmine. Qua si vede il mare di Jasmine. Questa è una suite. Adesso non si vede perché c'è un po' di foschia. Vabbè. Si vede il mare. E anche qua. Abbiamo la moschea di... Qua di altro? Sì. Di fronte proprio. Il bagno. Questo era giù sotto, questo divano, non lo ricordo. Bella però. Bello anche sul divano. È una... questo erano i cuscini che c'erano giù sull'altro di sul Ok. Bagno sopra. Questo è il bagno per gli ospiti. Poi il bagno io lo adoro più della doccia, perciò io. Ah, quindi quando devo fare il bagno tu ti metti qua. E poi ci sta l'ultima stanza adibita a. Sì. Una piazza e mezzo. Una piazza e mezzo. Se vuoi infatti. Puoi cambiare il letto, farlo anche doppio. Sì, perché ci entra. Ci entra tranquillamente. Mettere. Posso portare di tutti di più. Ma a voglia spazi, ma qui anche la casa è ben tagliata. Questo tavolo con le sedie, 6 sedie Raffaele? 6 sedie. Per un totale di euro e dinari? 6,50 più 60 per il trasporto. Sono 100. 7 e 10. Quanto? 7, 80 euro. 16, 18, sì. Anche la lampada? Sì. Dove l'avete presa? Da Mohamed Ceramica? Sì, da Ciao. E lui... Noi abbiamo le basciu come quella, le basciu quelle piccole. La sei messa tu la luce, sì. Ovviamente. No, mi piace quando si trovano gli hobby. Sì, a me piace. Guarda. Per voi. Io non ho neanche il tempo di grattarmi la testa con Sara. Credo. Stamattina, ma lo vedi che meraviglia? È andato a farsi i capelli del tuo barbiere. Sì, lo so, mi ha incontrato, mi ha detto Raffaele, capelli. Ah sì, ho capito. Velocissimo, una delicatezza. Sono Google. Fuori, la portate. Il guardiano? Ah, vedete? No, io. Trappolone grande così. Io sto andando a inquadrare la cucina, mi fai da. Da guida. Quindi questa casa, tutta nuova. Nuova, mai abitata. Mai abitata. Stiamo completando noi l'arredamento. Qui siamo proprio a zona Craxi, no? Come la chiamano? La zona Craxi un attimino più giù. Mm-hmm. Però sinceramente qua
si sta veramente ragazzi, perché poche zone, poche case abitate, sta nascendo quel quartiere, poi si sviluppa tutto quanto verso su a 200 metri, 300 metri più su, là c'è, ci sono i signori di tutte ville vista mare, signori di Avamette, tutte ville vista mare, dalla città si sono trasferiti qua in collina, e qua là ci sono delle ville che sono, lo so, lo so, è il, la vista che mozza fiato, molto bella, molto bella. Però ho visto qua, ho notato che sei a due passi dal mercato del giovedì, qua dietro, cioè, quindi il giovedì, ma guarda, ma che cosa ha in particolare? Bancarelle di vestiti? No, bancarelle di vestiti, quelle che c'erano giù da noi, che ci sono ancora, perché da noi, come si chiama adesso, la roba usata. Perfetto, i flip, quali chiamano? Vintage, no? Vintage. A volte a Napoli si dice il pezzo americano. Sì, sì, il pezzo americano, sì. Frutta, verdura a prezzi ovviamente inferiori rispetto al centro di Avamette. E devo dire che giovedì c'è sempre qualcuno che cerca di fregarti, ma la popolazione mi è piaciuta, perché sia un signore che una signora che stanno facendo acquisti con noi ci hanno detto il prezzo che ci stava dicendo quello in arabo. No, capito? Proprio per non farci fregare. Mi vedi tu? Ma giustamente. Fa bene ad entrambi, sì, 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 a sì. Noi perché non ci fregano, e a loro cittadini, perché se noi paghiamo di più rischiano loro anche di sì, perché noi in fin dei conti, come dico molte volte, abbiamo drogato un po' il mercato, soprattutto nelle zone dove ci stanno gli europei, non dico italiani perché noi siamo qui ad Avamette, ci stanno italiani, francesi e tedeschi, quindi in base alle zone, però un pochettino l'abbiamo un po' drogato. Quindi un po' ci sta, perché uno quando va a fare gli acquisti pensa ancora fa la divisione dell'euro, sì. No? Però bisogna abituarsi al discorso, ma parlando anche con alcuni operai che sono venuti qua per fargli fare dei lavori, gli ho spiegato, e infatti in Germania c'è l'operaio che fa il lavoro che luce di pavimento prende 2.500 euro, sì. In Italia ne prende 1.500, e qua è ovvio che ne prende 500. Ancora di meno, sì. Il debito delle nazioni è più elevato e più poi si diminuisce il, sì, sì. Diminuisce il valore dei soldi, insomma. Allora, ieri per esempio c'è stato, come si dice, un qualcosa di anomalo per il cambio tra euro e dinari. L'euro si è sempre tenuto su una fascia di 3,34 dinari come scambio, ok? Ieri invece c'è stato uno sbalzo in su a sfavore del dinaro, ma a favore, diciamo, dell'euro, quindi a favore nostro, di 3,46. Cioè, capisci che il dinaro nel giro di 24 ore aveva perso già strada in confronto all'euro, e quindi a favore, diciamo, dell'europeo, ma a sfavore loro per quanto riguarda cambi e acquisti extra. Guarda, io sinceramente adesso sto iniziando a leggere un po' i giornali, insomma, qualcosa che mi sto vedendo in internet, però ho visto che comunque il governo sta cercando di mettere a frutto dei provvedimenti economici importanti per il paese, sì. Per quanto riguarda lo sviluppo, ho visto per le strade, per i trasporti pubblici. E anche i trasporti privati, che molte volte, insomma, sì. È lunga la strada. Sì, vogliono migliorare le infrastrutture e più anche i servizi di trasporto. Ultimamente l'ho messo io sul mio gruppo, non so se tu l'hai letto lì, l'articolo vero e proprio. No, l'ho visto anche sul giornale. Sta cercando anche di migliorare proprio anche il discorso treni, autobus. Quindi chi si vuole spostare da un punto A a un punto B deve essere più aiutato. Ecco. Invece tutt'oggi purtroppo. Comunque guarda. Stiamo benissimo. È quello che conta, che il pensionato, che quando viene qua sta bene, è quello che poi mi rincuora a me. Sinceramente, sai cos'è che è? Perché economicamente magari qua a fare la spesa per mangiare spendi benissimo. Però se ti inizi a girare a comprare qualcosa di particolare che può essere utile per la casa, soprattutto che viene da fuori, paghi. Sì. Sì, sì, sì. Insomma, per cui il risparmio ci sta, non ci sta, a seconda di quelle che sono le tue esigenze. Però per quanto riguarda alimenti c'è risparmio. Ecco, quello è l'importante. Alimentare veramente ecco. Non ha. E la cosa bella è che qua veramente puoi andare a fare la spesa tutti i giorni, perché sì. E mangiare verdura fresca tutti i giorni, tutto quello che vuoi. Ma tu una differenza.
fra la frutta comprata qua e la frutta comprata in Italia, come gusto, come qualità? Allora, cioè la frutta verdura si intende, guarda, pure io tutte le mattine mi faccio la mia bella spruzzo di arancio qua, 7 kg 5 dini 7 kg 5 dini mi pare 1,50 euro circa, sì. Dai, mettiamola così, piccolini, sì. Esce fuori un succo che è fantastico, e il mio padrone di casa mi ha dato un secchio di limone, ce n'è. Non hanno tanta varietà di frutta, però posso, sì, posso dirti, la faccio vedere, scusa, che cos'è questa cosa rossa così grande? Un'anguria? Io mangio come una mela perché non è vuota dentro. Eccola lì, sì, ecco la prova del 9, vedi? Alla fine non la mangio più. Sì, perché in fin dei conti in Italia quando tu apri la fragola la trovi bella, incavata con un buco dentro perché sono pompate alla grande. Invece per quanto riguarda, beh, il pesce, mangi pesce, no? Oh, ma l'ho comprato il pesce, mi fanno arrabbiare perché molte volte hanno dei prezzi un po' esagerati, mm-hmm, devo essere sincero. Ok, dove questo? Ma un po' in giro dappertutto, anche sulle bancarelle. Sì, sì. Perché pensi che è perché ti vedono italiano? Ne approfitto, sì. Allora, quindi già vedono italiano. Ma perché non compri dove sta scritto il prezzo? Domanda. Anche dove sta scritto il prezzo. Allora, fanno i furbetti. Abbiamo mandato a quel paese un rivenditore, io e una signora, locale, sì, perché voleva vendere i gamberoni a cifre veramente esagerate, sì, 58 dinari al chilo. Sì. E invece poi alla fine come ho pettato il gamberone, perché me l'hai raccontato questa storia? No, ho preso delle mazzancolle. A 40? 40 dinari, mazzancolle, abbastanza grosse, ma quanto mi dice, così? Bellissimo, così. Freschissimo, fatto subito la sera. L'altro giorno le cercavo pure io, ho detto, ma perché tu mi hai fatto venire la voglia? E invece per quanto riguarda la... che c'è anche qua? Ah, c'è l'anguria! Caspita, ma ha capito che oggi giorno 28 marzo... 6 dinari a chilo. Oggi 28, 29, 29... Un mese siamo qua. Un mese che siete qua, sì. Allora, questo si compra a ottimo prezzo, il finocchio si compra pure a ottimo prezzo. Il finocchio ne ho mangiati, non so di quante ne ho mangiati. Sì, sì. Il sedano che ho comprato anche per un amico, perché non riuscivo a trovare il sedano con il gambo. Con il gambo, sì. E io l'ho trovato, ieri l'ho preso qua, sì, al mercato. Invece per quanto riguarda la carne, petto di pollo, pollo... No, guarda, oggi ho comprato questo. Guarda, di questo video non toglierò neanche un pezzo perché sto andando in maniera così bene, nel senso che stiamo facendo vedere realmente ciò che hai comprato e ciò che hai speso. Ah, questi sono gli spedini di... Questo è manzo. Manzo, ok. Poi sono gli hamburger. Questo dove l'hai comprato? La macelleria, quella vicino... Quella che dico io, quella da Mohamed, il ragazzo. Vicino al supermercato. Supermercato. Gli hamburger. Aspetta, non l'ho visto. Sono 4 hamburger. Ok. Quindi fino a qua siamo proprio a cibo europeo, come si vuol dire, sì, no? Sì, sì, no, no, assolutamente. Questo è qua per Pasqua, che abbiamo degli amici, insomma. Perfetto. Questo c'era ancora l'agnello intero. Ok. Me le ha tagliate, non sono molto quello che è, insomma. Questa roba quanto hai pagato in generale? Non ti dico a singolo pezzo perché allora in tutto ho pagato 17 euro, tutta sta roba 17 euro. Quindi stiamo parlando 4 hamburger, 4 spiedini e mezzo chilo forse di agnello, forse un chilo, perché di solito devi sapere, Raffaele, che nel periodo di Ramadan come questo qui adesso dove ci troviamo noi i prezzi aumentano. Quest'insalata qua è fantastica. Ok. È veramente fantastica. Questo melanzane, va bene, dai. Diciamo che questi sono spinaci o bietole? Come... Sono bietole, ma sono di una bontà infinita. Sì, sì, sì. Guarda, la legatura è fatta ancora con il rametto di paglia. Sì, sì, con il rametto di paglia. Figurati. E le melanzane, che mia moglie deve fare le melanzane a funghetto, perché terrona. Beh, certo. Per cui zucchine, sono certo, parte di roba. Avanti, dai, ti stai divertendo. Sì.
Quindi l'importante è che ti sei ambientato, che ti stai trovando bene, poi il resto viene da sé. Fai fatica con la lingua, oh. Però la cosa carina è che si sta tranquillo, cioè tu comunque con le persone riesci a parlarci. Poi noi che siamo italiani gesticoliamo e ci capiscono, poi loro per fortuna nostra hanno quella pazienza per, ne veniamo a capo. Per capire, no? ne veniamo a capo. Senti, poi il caffè è pronto? Il caffè è pronto adesso. Dai, dai. Che è il piacere di avere quella tavola bella, tutta piena di cose. E perché c'è la spugliatella con la riccia che io l'adoro. No, beh, qua stiamo parlando di cose italiane adesso. Da mangiare, da mangiare, cioè, ragazzi. Intanto la moglie del mio padrone mi ha portato due tipi di ciorba, mi ha portato i dolcetti del Ramadan. È stato gentilissimi, guarda. Veramente non. Ma tu te lo aspettavi che di venire qua a trovare un padrone di casa così accogliente? No, veramente mi ha offerto il lavoro, ma nei campi, no? Nei campi, mi ha detto sempre tanto. Mi ha detto io sono menzionato! Mi ha chiamato, vieni qua, ti aspetto, sono andato su, ma i limoni suoi. Abbiamo raccolto un secchio così di limoni. Ma dai, non trattare naturale. Con quelli si può fare un buon limoncello. Ha una casa, meravigliosa in cima a questa collina che è tutta sua. E ha detto quando vuoi venire qua con gli amici, mi chiami, ti do le chiavi, venite, c'è anche i fichi. Allora quest'estate fighi è una tempesta. Poi da far la brace, ti dico, ha detto quando volete potete venire con i vostri amici, l'importante è che mi chiamate così vi do le chiavi, venite. Ha una montagna sua. Ma no. Ha detto la farina, roba lucida. Sì. Ma questa gentilezza del proprietario di casa l'hai riscontrata anche in altre persone? Sì. Eccola. E guarda, noi non siamo venuti giù per fare i turisti, siamo venuti giù per vivere qua. Di conseguenza abituarci e cercare di avere rapporti con le persone. Tornando un po' alla vita di tanti anni fa, scusa, quella un pochino più semplice. Ieri siamo stati al mercato, due signore e un signore, non capendo la lingua e tutto quanto, ci hanno detto questo costa 14 dinari, questo viene 5 dinari, questo 2 dinari. Cioè, non ci hanno fregato, visto che siamo italiani, ci hanno aiutato per capire meglio e tutto quanto. Guarda, io ho riscontrato una gentilezza e una disponibilità, probabilmente anche per come ti comporti tu nei loro riguardi. Certo, ovvio, quello deve essere perché stamattina, io stamattina parlando con la ragazza che mi viene a fare, che mi viene a aiutare a casa, mi ha detto ma come ti trovi qua col Ramadan? Che gli ho detto guarda, io sono venuta a vivere qua. Di conseguenza è giusto anche che io rispetti le vostre usanze. Io da quando ho iniziato il Ramadan non sono mai andata a mangiare fuori, ma neanche a bere un caffè, per rispetto vostro. Non sono neanche una che va spesso al ristorante, ma però sono venuta qua. In questo periodo c'è il Ramadan, c'è da avere rispetto per queste cose. E io lo faccio. Mi ha detto ti ringrazio perché tanti non sono così. Certo. Però ho detto io sono venuta lì, non sono venuta a fare le vacanze, perché se volevo fare le vacanze è un altro discorso, io sono venuta a vivere, di conseguenza voglio adeguarmi e rispettare anche gli altri. E ti dico, tutti ci stanno rispettando e ci stanno, l'elettricista, quello dei pavimenti che è venuto in cinami, che non è venuto come volevamo noi, è venuto altre due volte, adesso martedì ritorna perché ha detto no, io vi ho promesso che il pavimento deve essere bello. E verrà bello. Cioè, questo che dirà tanto bello, cioè, è carino già. Sì, no, però ci sono delle macchie. Infatti mi ha detto Raffaele, vuoi tornare su? Non poi 26 gradi. No, perché ti trovi bene. Sì, io sto bene qua. Cioè, adesso sono riuscita anche a sentire mio padre tramite una signora, la Raffaella, che c'è il corso di francese. Quella lì ci ha dato il sito per poter chiamare in Italia. Praticamente
dopo il Carrefour, è sulla sinistra, per cui tu devi arrivare in fondo al semaforo, dove non puoi tornare indietro. Non c'è la polizia, no? Esatto. Fare l'inversione e tornare indietro. Mm-hmm. E dopo 400 metri sulla destra c'è questo. È piccolina, è bianca e ha la scritta in rosa. E ragazzi, c'è un panetone che sembra una schiacciata, una focaccia tipo l'italiana, che invece loro la chiamano turchi. Pane turchi. Sono tutti i posti di... Alla rotonda Batam noi andiamo a prendere il pane e la boulangerie. Sì, c'è la boulangerie di fronte alla moschea. Adesso non lo stanno facendo, ma fanno il pane con le olive. L'unica accortezza è che le olive sono intere, per cui conosco. C'è un altro che fa il pane con le olive, a baguette con le olive, sempre nell'avenue della Liberazione, che è sempre quella principale, sì. Quindi sempre salendo, dove c'è la firma, sì. Ok, subito dopo la firma, sulla sinistra, c'è questo panificio, c'è di fronte un calzolaio piccolino, sì, allora sì. Sempre messo lì, no? E lì di fronte c'è questo panificio e lì fanno il pane, fanno un sacco di pane là. Quindi avete comprato questo barbecue? Dal fabbro, da quello. Ma com'è, Raffaele? È serio sto barbecue? Le persone serie? L'abbiamo già messo in opera, abbiamo fatto il cacciotto. Già utilizzato. Vero, questo è la foto. Per fare il cacciotto. È eccezionale. Per fare eccezionale. La carne. Bene, grande. E domenica? Sì. Domenica farò altri carciofi, se volete ve li porto. Allora, io il carciofo. No, perché oggi ho preso. C'era scritto un dinaro. Quanti? Aspetta. Fara, un dinaro, vado giù. Avevo 6 dinari in tasca, 6 dinari. Io mi stavo prendendo 6 carciofi, perché fino all'altro giorno erano 3 dinari, 3 carciofi, 3 dinari, o 2 dinari e 70. No, sto ragazzo ha detto, no, un dinaro. Tre. Quindi 18 carciofi, te li puoi fare in tutti i modi. Allora mi stava dando il resto, ho detto, che mi dai il resto? Dammi i carciofi. Sì, allora, un sacco di carciofi. Siamo fuori. Io ho chiuso. Vieni. Sai, l'altezza di questo cane sinceramente mi mette anche un po' in suggezione. Marca miseria, io sono alto. Vedi, questo qua non deve fregare niente. Ah, vedi tu, posto auto, fuori. Ah, eccolo qui. Questo sì che è serio. Serio, sai cosa intendevo io per serio? Questo movimento qua. Eccolo là. Non ascoltate quando questo movimento. Questo è tutto fatto a mano. Eh? Bello. Che cosa devo fare? Devo fargli fare dei buchi qua. Sì, e fargli prendere un po' di aria. Questa è lamiera, non è. Ok. Questa è lamiera. E già fa carciofi, bistecca. Già fa. Caldaia riello. Infatti la caldaia. Quante caldaie hai? Viene da legnago, viene da dove sono io. Vieni, ma è vado. Sto Giola, mi dai un sacchetto? Adesso deve essere attaccato vicino. Questo è il dattero che ti ha dato il padrone di casa. No? Guardiamo. No, io ho tirato tutto fuori. Allora, io volevo farti una domanda, perché ti voglio mettere alla prova. Ti è arrivata la pensione qua? Sì. No, ancora quella defiscalizzata, ovviamente, perché devi aspettare i tempi tecnici. Quindi già due volte... Quindi due mensilità di pensione ti sono arrivati. Hai notato qualcosa di strano tra il primo accredito di pensione e il secondo? Glielo dicevo stamattina a lei che ho notato che ho pagato 7,70 euro l'operazione. Invece di 21 un terzo. Esatto. Un terzo. Questo? Perché ne vado fiero con Sara, ovviamente. È un accordo che abbiamo portato noi con la banca, quindi tutti i nostri clienti. Sì, perché c'era gente che diceva 35 euro. Sì, che ovviamente le banche si trattengono dei soldi. In questo caso noi come società abbiamo fatto un accordo particolare, ma non soltanto su quel punto, ma anche su tanti altri punti, ma solo per i nostri clienti e poi per dare un servizio in più che ovviamente va a favorire il cliente che sta qui perché va a spendere meno soldi per una gestione conto. Quindi in questo caso l'accredito viene a costare di meno,
e tutti, esempio, le altre voci come bonifici, la gestione carta e via discorrendo costano di meno rispetto ad altre banche e rispetto anche ad altre persone che tengono il conto lì ma che non sono nostri clienti. Eccezionale, io giuro, ho notato questa differenza, non sapevo, non conoscevo le ragioni. Comunque loro in banca mi trovo benissimo, c'è l'app che funziona molto bene, ecco. E quando non riesco a utilizzare l'app perché ricordo che sono sempre pensionato, beh certo, per cui, certo ci sta, allora vado dalla signora che help me please. No, no, allora intanto anche questo, avere una persona dedicata per quanto riguarda i nostri clienti è importante, perché una richiesta che è stata fatta da noi è quella di avere una persona dedicata ai nostri clienti che parli italiano. Il barbiere, oggi sono andato al barbiere, passa il barbiere, sono andato al barbiere e mi ha detto sei amico di Mirko, sono amico di Mirko, a posto, perché parlava italiano. Non ti ha fatto i capelli alla moicana per comunque no, stiamo lavorando sempre per migliorare. La mattina quando si esce che tu noti gente col pigiama, con le ciabattine, e noi ci facciamo le seghe mentali perché diciamo no, ma adesso certo, vuole ciabattine. La semplicità e la libertà di vivere come Che tu sia grossa, che tu sia magra, che tu... ognuno si veste come... e nessuno ti dice sta niente. Lì. Esatto. Se... fallo su in Italia. Sì. Già, ma questa non si è guardata stamattina allo specchio prima di uscire. Cioè. Sì, sì. Anche per andare a comprare il pane, se tu non esci sistemato già ti giudicano, ti guardano, ti sentono. Esatto. Qua. Sì, sì, qua gli frega niente. Quello che ti fa stare più tranquillo, perché tu vivi in questo modo qua. Ci va, vivi libero. Non me ne può fregare di meno. Che dopo, quando vedi queste cose, ci ragioni e dici, madonna, se l'avessimo fatto noi in Italia una cosa del genere, ma che ti saresti stato criticato. Esatto. Sì, sì, da TSO. Saresti stato non criticato. Ma più. Tutto no, il quartiere lo sapeva. Diciamo che la e qua anche ieri mattina io in tuta al mercato e via. Certo, comoda. Certo, no, comoda. Guarda la comodità. Guarda. No. Invece allora per concludere anche il video. Sì. Allora ragazzi, voi due. Quanto che mi stringo. Allora, quanto pagate di affitto? Insomma, abbastanza, perché paghiamo 3.200 dinari al mese di affitto. 3.200 dinari pari a 3.000. Sono 9.50, a seconda di come, da come uscì. È una cifra importante comunque. Sì. È una cifra importante, io sono fortunato che ho una pensione, una buona pensione. Sì, 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 sì. Quindi, dai, la casa è bellissima, l'hanno scelta. La l'avete scelta con me? Certo. La casa l'abbiamo scelta con me. Tu sei stato il primo ad innamorarti della casa, perché appena aperto ho detto, ok, qua questo... Sì, è vero, mi ricordo la scena. Esatto. Ricordo la scena, appena hanno aperto ho detto, ragazzi, potete prenderla. Dietro c'è stata mia moglie, capito? E io che ho detto, vabbè... Mi accodo. No, esatto. Cioè, tu paga. La scena della pubblicità dell'Idealista. Mi raccomando... Guardare ma non dire niente, solo pagare e a casa. E poi a casa no, non è successo così. No, siamo usciti da qua, siamo andati in agenzia a filmare il contratto. Meritava. Tre giorni per cercare la casa e sette giorni a perdere tempo in albergo, perché che cavolo devo fare? Devo partire certo. A piedi. Allora, il mare, colazione. No, guarda, si stanno lamentando perché hanno fatto tutto subito. Cioè, allora devo rallentare i miei ritmi. Rallenta. Comunque, va bene. Ragazzi, avanti, possiamo dire che la possiamo raccomandare la Tunisia? Sì, noi sì. Ecco, dai, diciamo il primo mese, l'approccio, anzi prima i 10 giorni di approccio, esatto. Poi già il primo mese, si stanno ambientando, fanno parte dei nostri ovviamente. E ora certo. Arriva l'estate e quindi ora d'estate poi voglio... Sfrutteremo la loro piscina e il loro barbecue. Ma certamente. Mia moglie ha detto che guido ormai come i tunisini, per cui io sono... Tu devi vederlo guidare. Sono a posto.